Ciao! Oggi in casa Idea Arte gli gnocchi di patate. Ovviamente fatti da noi. Facili, ma soprattutto da fare tutti insieme. Niente a che vedere con quelli acquistati. Siete pronti? Gli ingredienti per questa ricetta sono: patate, noi circa 1,8 kg. 2 uova, tavoletta, stecca, farina e abbondante acqua per lessare le patate e ovviamente il fornello. Dopo averle cotte e scolato, ancora calde, spellate le patate e schiacciatele nello schiacciapatate. Potete schiacciare anche senza spellare, ma cambia il sapore. Sulla spianatoia versiamo la farina e facciamo un buco centrale, dove verranno messe le patate schiacciate. Poi rompiamo 2 uova e iniziamo a mescolare il tutto. Inizialmente l'impasto sembra grumoso e non si assembla facilmente, ma piano piano vedete che si rassoda. Man mano chiederà a lui la farina, perché dipende dalla qualità delle patate. Fatevi consigliare dal vostro fettivendolo di fiducia. Ed ecco all'opera i nostri piccoli aiutanti. Si devono fare tanti salsicciotti, più o meno dello stesso diametro. E qui i bimbi si divertiranno tantissimo. Dopodiché dobbiamo tagliare tanti pezzetti, più o meno della stessa misura. Utilizzate man mano sempre un po' di farina per non far attaccare i pezzetti sul tavolo. Ora, o con la tavoletta o con la forchetta, farete l'incavo per i gnocchi, così assorbiranno più sugo. Tuffate gli gnocchi pochi per volta in una pentola con acqua bollente salata. Mescolateli con un ragno e conditeli come più vi piacciono. Noi abbiamo utilizzato un sugo semplice con basilico e cipolla e parmigiano. Buon appetito! Se ti è piaciuto, metti un like. Ci trovi su Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali.